Merci, wow, merci, bonjour. Je pars en Italie pour filmer un épisode sur la mozzarella. Ah d'accord. Merci messieurs, bon vol à vous. Salut. What's up guys, salut, it's Alex. So we made it safe to Italy, yes! We are currently in the south of Italy, in the region of Naples, and we are heading to Caserta, which is the hometown of the most genuine mozzarella in the world, aka Mozzarella di Bufala Campagna. I keep saying we because on this trip I'm not shooting alone, I've got some help for the interviews, the slow-mo. Victor, you can probably say something to the camera. Salut! C'est là? Ah oui, c'est juste là. Il... Casolare. That's the place I'm looking for. Ok. E il latte? Sì. Sì. Ah, Benito. Sì. Ma come vai? Tre bene, e voi? So do we start making cheese now? Ok, no. No? Adesso no, ti porto a vedere prima le bufale e poi vediamo come si fa la mozzarella. Ok, andiamo. D'accordo? Andiamo. Andiamo. La bufala è nera. Le corna leggermente all'indietro. Questa si chiama bufala mediterranea. Che mangiare di bufala? Mangiano il fieno, erba secca, frumento, anche mais, tutto quello che è vegetale. They are so curious. They are the very origin of mozzarella. It's funny to see how local like mozzarella is. Buffaloes are just raised in here. The mozzarella is made just a few kilometers away, and then most of the production is consumed here in Campania. It's blowing my mind. Adesso andiamo a vedere come si fa il formaggio. Andiamo! Andiamo! This is my new look. I don't feel like I'm a cheesemaker, I feel like I'm a surgeon. La prima parte della produzione. Nel latte aggiungiamo praticamente quello che si chiama siero innesto, una parte del latte che conserviamo per il giorno dopo. Se la meme shot della pizza. Pizza! E aggiungiamo quello che si chiama caglio. Rennet. Le second step. Le lait è come le crème caramel. Quando ha raggiunto una bella consistenza abbiamo bisogno di ridurlo in tanti piccoli pezzi. Questo si chiama, in questo momento è cagliata. So basically this is the cheese curd. Il tempo da qui a qui. 20 minuti. 20 minuti. È un coltello, in italiano spino. Spino. La funzione è quella di ottenere il cagliata. Sì. E la parte solida scende sotto e il liquido sale sopra. They are just separating the liquid from the curds. With the liquid they're gonna make ricotta, with the curds they're gonna make mozzarella di bufala campagna. È presa? Sì, no. A mano. Gentile. Gentile, sì. Gentile. Il latte di bufala. Il latte di bufala è molto più ricco di grassi e proteine. E il grasso è quello che dà sapore ai formaggi. È più bianca? Molto più bianco. Molto più bianco. Non ha beta caroteni, quindi non si colora, resta sempre bianco. È pronto? No. No, non è pronto. Adesso deve riposare. Quanto tempo? 2 o 3 ore, dipende. Lo dirà lei quando è il momento di essere pronta. So he's performing a test to see if the curds are ready to be turned into mozzarella. Un po' di acqua calda? Acqua bollente. Acqua bollente. Per capire se è pronta, deve scendere velocemente. Manca più o meno 10 minuti. Ho capito. It's funny because he made me touch some it should. I'm sorry about the English. But the thing is, I'm translating from Italian to French and then from French to English, so... Come si chiama? Compecina. So it's basically the wide container where the magic happens. Con questo legno abbiamo un'ottima cottura della pasta. È come un po' la pasta che si mangia. Sì. Il prodotto esce al dente. E perché è importante la cottura? Perché? Il gusto? Per il gusto e per la consistenza. È molto tradizionale questo. Estremamente tradizionale. Estremamente tradizionale. so we're just stepping outside. It's very intense in here. Back to the French vibes. I'm not entirely sure this is any better. I never get this type of mozzarella in Paris. It's never soft like this. Impossible to get this. So, un peu en avant. Posizione. Outside. Very smooth and very soft. But inside. Guarda il latte che scorre. È una caratteristica. It's mortal! So how did you learn to make mozzarella? Per gioco, da bambino. Da bambino? Perché papà aveva il caseificio. E io giocavo insieme a papà e facevo le mozzarelle. Mio nonno faceva le mozzarelle. E la ricetta si trasmette gelosamente da padre in figlio. Your son is gonna make mozzarella, you think? Yeah, I think. That's a good point, man. So I have a few questions for you, because in Paris, I'm trying to make mozzarella myself. I already did some mozzarella. It's a bit yellow. I got no flavor. I can't make mozzarella like this. Okay, no, I can't make this. But how can I make just a bit better mozzarella? Il primo consiglio che ti do è cambiare latte. Se utilizzi un latte non pastorizzato, fai un prodotto più buono. Più è grasso, più è buono, sì. Anche il latte vaccino, se ha un buon contenuto di grassi, allora avrai un prodotto sicuramente più piacevole. Tu devi fare... Ottimo starter. Prepari una bella cagliata e poi la cuoci al momento giusto. So I should be doing test like you guys do. How do you know if it's good or not good? Quando fila bene. Quando fila bene è il buon momento. Il momento per... Sì. So I bought this in a supermarket yesterday and I want you to tell me what you think. Un prodotto industriale. La differenza. Il n'y a pas de lait. Non, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de jus. It's way more yellow than this. This one is white. Oh la la. Dalla fase di anche pressatura a mano, e la macchina non ha la stessa sensibilità dell'uomo nel fare il prodotto. This is very interesting. I am 100% sure I'm not gonna get there, but I can perhaps just, you know, improve my game a bit. Grazie mille. Grazie a te. Buon voyage. Ciao. Arrivederci. So I'm bringing back a few mozzarella di Campania all the way to Paris for science, obviously. Guys, I'm back at the airport. So over this trip, I've been learning that it takes a whole life basically to make one mozzarella, which is not something I can afford. Yet I think I have enough knowledge right now to make a better mozzarella. I hope you enjoyed this episode. If you did, then please give this video a big thumbs up, like it, and share that everywhere. Of course, if you like the series and you enjoy the cheese making adventures, feel free to subscribe to this channel for more episodes. Bye bye, salut. This